A Siena dal 5 al 6 dicembre si torna nel 300 con il mercato del campo. Si tratta della revocazione del mercato grande medievale che si teneva e si svolgeva nella piazza principale della città, la piazza del campo appunto. Quella grande, bellissima, stupenda, meravigliosa la Piazza del Campo. Quella Ci del saranno Paglio, circa eh, sì. 150 banchi con i prodotti della migliore tradizione senese, ma con uno spazio anche per le tipicità di altre regioni italiane e di paesi europei. La particolarità però è che tutti questi banchetti saranno disposti proprio seguendo le indicazioni che venivano date nel XIV secolo dalle autorità. Nel cortile del podestà ci sarà poi un percorso di degustazione dedicato al vino. Beh, non poteva mancare il vino. Scusa, stavo leggendo, non so se ce l'hai anche tu, eh. ma è interessante perché in questo periodo a Siena è in corso la rassegna Sette note in sette notti. Oh, <ride> che carino. E anche qua c'è tutto insieme, eh, l'enogastronomia, attività culturali e, e, e la musica, e poi c'è le, le visite guidate al Museo Civico. Insomma, queste serate culturali mm -hmm. e enogastronomiche si concludono naturalmente con concerti di musica dal vivo, curati dalla Fondazione Siena Jazz e dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci. Si svolgono al giovedì fino al 17 dicembre. Una ah, molto proprio, utile. Hai letto eh, sì, proprio, è interessante hai, questa cosa qua. Sì. Cosa c'è scritto ancora? Basta.